Vorrei conoscere la correlazione fra mieloma multiplo e mielodisplasia secondaria. Sono una paziente con mieloma curato con lenalidomide, ora si è associata anche la mielodisplasia. Sul fatto, allora, queste, frequentemente, raramente ci sono associazioni di più malattie ematologiche. E ancora non abbiamo le idee ben chiare su questo fatto. In più ci sono i trattamenti che possono agire da cancerogeni anche. Per esempio, noi non sappiamo, la signora, io non so se ha fatto soltanto lenalidomide oppure ha fatto qualche altro tipo di trattamento, perché per esempio c'era uno studio che prevedeva il mantenimento con l'enalidomide dopo autotrapianto, e quindi non sappiamo bene, perché questo potrebbe, i trattamenti precedenti potrebbero essere sicuramente responsabili di un'attività cancerogena e quindi di un'induzione di un secondo tumore. Evenienza però, anche qui, evenienza però non frequente, quindi nella valutazione rischio-beneficio, ed io non calcherei molto la mano su questo potenziale rischio rispetto al beneficio ottenibile dal trattamento della malattia della malattia prima. Sì, no, se posso aggiungere, i mielomi trattati con vari tipi di terapia, più, come diceva il professor Cimino, più il trapianto autologo, più il mantenimento con la lenalidomide, hanno un rischio di sviluppare queste mielodisplasie che sono considerate therapy related, quindi secondarie, e il rischio è intorno al 2-3-4% dei pazienti. Queste mielodisplasie però secondarie possono essere trattate, quindi il trattamento comprende anche in questo caso in base ai fattori specifici, le alterazioni del cariotipo, l'NGS, comprende l'azacitidina, e se la signora è fit, sta bene e ha un'età in genere inferiore ai 70-75 anni, può essere anche candidata al trapianto allogenico. Quindi purtroppo è un'evenienza che noi teniamo in conto quando prescriviamo a una paziente col mieloma un trattamento. D'altra parte non c'è alternativa, bisogna trattarli questi pazienti, e sappiamo che c'è un rischio che possano avere una mielodisplasia secondaria e cerchiamo di trattare anche quella. Quindi io, se la signora sta bene, sicuramente il suo ematologo le avrà proposto un trattamento e lo dovrà fare per la mielodisplasia fino al trapianto. Deve, quindi, continuare a buttare avanti la palla. Deve portare avanti la palla e cercare di, se è possibile, sempre seguendo il consiglio degli ematologi, ma non tutto è perduto, ecco. Assolutamente. Grazie.